serale. E quindi questo fa sì che aiutano la squadra e nello stesso tempo hai più qualità offensiva. Parliamo della partita, era l'importante raggiungere la semifinale, è stata raggiunta, quindi altra sfida con la Juve. Era importante vincere stasera perché perdere fa arrabbiare tutti. Io lo so, io. Ci tenevo e ci tenevano le ragazze a vincere, hanno fatto giocando anche una buona partita, a parte che nel primo tempo abbiamo concesso, credo, una palla più importante alla Lazio sul colpo di testa di Gonzales, però la squadra poi dopo si è ripresa, ha difeso bene, ha creato molto, ha sbagliato poi soprattutto un passaggio, il campo era in perfette condizioni, quindi siamo contenti con quello che ha fatto. E la Juve adesso? E la Juve ora aspetteremo di giocare la semifinale, perché prima della Juve ci sono partite importanti e la prima è quella di domenica sera col Cagliari. Bene, Furio, ti congedi? Sì, dai, ti ho una domanda di mercato. Sarebbe un problema allenarle due, più due adesso, meno attacco invece di uno? Deve essere Faccio tanto, Furio. Domani credo che la società abbia detto che domani è il giorno in cui si saprà chi è l'eletto. Ma per te sarebbe un problema trovartene due? No, il problema non ci sono. I giocatori che stanno nel Milan sanno che sono tutti a disposizione della società e dell'allenatore. L'allenatore deve fare delle scelte nel bene e nel male. E non posso fare diversamente, perché tutti gli unici in campo ce le posso mettere. Furio, col microfono, forte.